Liceo Linguistico Carlo Troia offre agli studenti la possibilità di partecipare e di accedere ai corsi di certificazione linguistica. Ecco, sentirete alcuni ragazzi che nello scorso anno hanno partecipato e hanno sostenuto l'esame di francese B2. Ecco, chiaramente la situazione non era delle migliori, ma nonostante tutto hanno seguito i corsi a distanza, in modalità a distanza, ecco, dietro un computer, ma hanno tutti superato l'esame con ottimi risultati. Ecco, questo per dirvi che le certificazioni sono fondamentali, lo sentirete anche dai ragazzi, sono fondamentali a livello universitario, sì, ma anche e soprattutto a livello lavorativo. Ecco, sono molto richieste in un mondo ormai globalizzato dove la conoscenza delle lingue è ormai fondamentale. E soprattutto la certificazione linguistica offre anche la possibilità di accedere ad università all'estero, come per esempio la Sorbonne di Parigi. Avete partecipato ad un corso di certificazione linguistica, in particolare il corso DELF di francese, durante un anno difficile, un anno di pandemia. Com'è stato? Sì, l'anno scorso, grazie alla nostra scuola, abbiamo avuto la possibilità di partecipare al corso DELF di francese, certificazione B2. E, ovviamente è stato abbastanza difficile seguire i corsi online a causa della pandemia, però ovviamente è stato importante il risultato, del tutto positivo, perché siamo riusciti tutti a passare questo esame. Ovviamente lo consiglio a tutti. E, sono felice appunto che tutta la nostra classe sia riuscita a passarlo. Perché consigliare ad un ragazzo di terza media di svolgere delle certificazioni linguistiche? Perché comunque attualmente le lingue sono, possiamo dire, un po' spartù nella vita e soprattutto nel mondo del lavoro, perché ci troviamo in un momento in cui è importante saper comunicare anche con imprese o comunque ambiti lavorativi di altri paesi, altre nazioni, e soprattutto per noi del liceo linguistico è importante che il nostro studio di 5 anni sia comunque certificato con un buon livello della lingua, in questo caso il B2, e quindi lo consiglio a tutti. Consigliereste ad un ragazzo di terza media di partecipare alle certificazioni linguistiche? Certo, assolutamente, perché servono anche proprio per uso personale, per credere ancora di più nelle potenzialità, e comunque sono utili proprio nella vita universitaria e anche fuori. Ecco, chiaramente, perché le certificazioni, come sappiamo, permettono di accedere ad università, per esempio francesi, e anche di essere esonerati da alcuni esami universitari. Sì, infatti ad esempio la mia intenzione è appunto quella di andare a studiare fuori, più o meno a Parigi, e proprio la certificazione B2 mi permetterebbe di essere esonerato da esami linguistici, proprio perché ho già questa certificazione che attesta le mie capacità. E quindi è un'agevolazione in più che serve appunto avere in tutte le lingue. Vi siete preparati ad un esame di certificazione linguistica, in particolare ad un esame di francese, in un periodo difficile di pandemia, seguendo lezioni a distanza? Com'è stato? Non nascondo che all'inizio ero molto titubante sul seguire il corso, soprattutto perché la DAD poteva limitare l'apprendimento, però con la preparazione che ci è stata data dai nostri professori è stato molto molto semplice e accessibile. Anch'io ero molto titubante all'inizio e infatti non sapevo se farlo o meno, però la nostra professoressa di francese ci ha comunque spinte, ci ha dato una preparazione davvero ottima e sono davvero contenta di averlo fatto, perché comunque è una cosa in più che abbiamo, che attesta davvero il nostro livello di francese. Tra l'altro proprio noi che eravamo più titubanti abbiamo comunque ottenuto i risultati quasi più alti, e quindi averlo fatto in una situazione già stressante, perché la DAD è stressante, e in più con una modalità molto più difficile, perché ora c'è stata anche una riforma, ti rende davvero orgoglioso di averla fatta. C'è stata una riforma che ha cambiato un po' quella che era la struttura dell'esame, giusto? Sì, ora è molto più facile, si spera che il prima possibile arrivi ad essere totalmente quella. Noi, a nostra sorpresa, l'abbiamo fatta nella modalità vecchia, però è stato comunque fattibile. Ecco, chiaramente, perché non basta lo studio della letteratura che già durante le lezioni noi affrontiamo, ma è importante anche focalizzarsi su quelle che sono le certificazioni spendibili a livello lavorativo, ma anche e soprattutto a livello universitario. Ci dicevano che comunque sono necessarie e permettono anche di essere esonerati da alcuni esami di lingua a livello universitario. Sì, la certificazione B2 in particolare dà accesso prima di tutto alla sospensione da alcuni esami e soprattutto dà accesso alle scuole, alle università francesi, e questa secondo me è un'ottima opportunità per
vivere al meglio la lingua. Come è stato prepararsi alla certificazione B2 in un periodo di pandemia? Certamente non è stato facile, anche perché in genere seguire corsi da casa è sempre più difficile rispetto appunto ai corsi in presenza, proprio perché manca anche la presenza fisica, chiaramente dell'insegnante e del resto della classe. Però ne valsa comunque la pena, perché il B2 è qualcosa di fondamentale oggi. Non parlo del B2 nello specifico, parlo delle certificazioni di lingua, perché oggi appunto è fondamentale la conoscenza della lingua. Anche io penso che le certificazioni siano molto importanti anche dal punto di vista universitario, poiché appunto possiamo richiedere, magari proprio ad esempio prendendo il caso della certificazione B2 DELF di francese, possiamo anche chiedere l'esonero per saltare eventuali esami universitari. Però ritengo anche che in una situazione di pandemia sia stato all'inizio magari difficile pensare di svolgere questo esame, ma alla fine i ragazzi siamo stati tutti seguiti in modo molto attento dalla lettrice, e quindi abbiamo avuto, diciamo, una ottima esperienza dal punto di vista sia dello studio che anche poi dei risultati. Per me la certificazione di francese DELF B2 ha rappresentato da una parte il coronamento di una passione nata già dai primi anni della scuola media, ma anche una realizzazione personale a livello culturale, e d'altronde pensavo che la certificazione linguistica rappresenta il principale requisito per l'accesso alle università francesi, nel caso si abbia voglia di frequentarle, ma anche un principale requisito anche per l'accesso al mondo del lavoro. Donc c'est à vous de choisir. Bon courage. Un augurio quindi per i ragazzi di terza media che magari si iscriveranno alla nostra scuola. Suivez l'étoile.